킹스포. Enzo Tiano, alla fine primo tempo del match Beer and Football Dream Team, un match che non si doveva giocare per il clima, però siamo riusciti a iniziare, la pioggia si è un po' calmata, il campo molto scivoloso. Un uomo in meno, notati dei merito alla vostra squadra per la prima abbiamo però tutti i ragazzi impegnati. Vincete 3-0 a fine primo tempo, grande soprattutto il tuo terzo gol. Sì, stiamo giocando a 5, però stiamo giocando tranquilli, palla a terra, cerchiamo di iniziare da dietro in modo che loro corrono a vuoto e per non stancarci, perché logicamente l'inferiorità numerica. Loro sono un uomo in più, ora magari nel secondo tempo troverete più difficoltà con il fiato e con il fiato, essendo loro un uomo in più, però puntate alla vittoria, non ci direi di sì, con primo tempo 3-0. Bocca al lupo, buon secondo tempo.
Siamo qui con Gianluca del Prato, io ero in campo del match Birren Football Dream Team. Una partita che vi ha visto in difficoltà fin dal primo minuto, dato che eravate un uomo in meno. Questa nota di demerito a te che sei il capitano della vostra squadra. Alla prima partita con un uomo in meno, nonostante tutto avete trovato il vantaggio, avete chiuso il primo tempo sul 3-0, avete consolidato la vittoria per 5-1. Cosa ne pensi di questa vittoria della tua squadra? Niente, che comunque ci mancavano degli elementi importanti che non sono potuti venire, quindi abbiamo giocato pure in 5, abbiamo sofferto, abbiamo corso un po' di più, però l'importante è che abbiamo vinto. Una squadra del tutto buona. Voglio ringraziare Enzo Tiano, ha fatto 4 gol, 5 gol, quanti gol? 4 gol. Il nostro bomber, Enzo Tiano. Ottima soprestazione, quindi Birren Football vincono in 5 con pochissimi... con pochissimi elementi, quindi daranno battaglia ai suoi, figuriamoci. Sì, sì, puntiamo sempre al titolo come tutti questa i tornei della King Sport. Complimenti.